Passati almeno 2 mesi. Sì, assai. Abbiamo fatto al signor Daniele un grandissimo riassunto, sì. Quindi lui ora è emotivamente completamente coinvolto nella storia, quindi non faremo tutta una fase di rilettura della mappa. No, sarebbe folle. Ripartiamo a bomba. Forse diamo uno sguardo alla mappa perché magari non l'avevamo aggiornata proprio fino alla fine. Ma ci siamo. Dai, è tutta. Svegliamoci. Devo ripigliare. Obiettivo di stanotte è finire il gioco. Sì, obiettivo. Innegabile, come direbbe il mio collega Thomas, che tra l'altro non vedo l'ora che tu conosca il mio compleanno. Io mi tolgo una cuffia perché sennò inizio a non sentirti mai più. Thomas è fantastico. Perché tra l'altro la cosa incredibile è che tu senti me, ma io non sento mai te. Cioè tu senti me in cuffia, ma io non ti sento. Arriva invece il... Bravo, come morire easy. No dai, non ci bravo. Vediamo lo stesso squillo. Stiamo partendo merda. Benissimo in questo gioco. Bene ragazzi, scusatemi ma ero curioso di vedere se avessi beccato l'unica possibilità. Minchia che... Bellissimo, eh? Ha dei colori sto. Ma mi dà fastidio perché il mio monitor Samsung non ha questi colori. Cioè, questo monitor è meglio del mio monitor. Sì, sì, lo so. È incredibile, è incredibile. Sì, sì, sì. Cioè, giocherei tutto il tempo. Oh, le texture, ragazzi, sono incredibili, eh. Sono cartoni. Non moriamo, da morire. E che vedere quella roba ogni volta mi fa pensare. Potrebbe essere il momento. È il momento. Allora guardiamo un attimo. Aggiorniamo. Allora, aspetta. Ah sì, beh, non questa parte. Vai. Ovviamente. Ok, non hai niente. Non si è aggiunto. Abbiamo sbloccato molto. Sì. Ora, io direi... mi ricordo solo una cosa molto importante, che c'è una parte, che probabilmente è quella che stiamo esplorando, che è super intricata. Cioè che c'erano mille porte che si chiudono se non entro nel tempo. Sì, stavamo andando su Gemello Braci, che ha il meccanismo della sabbia. Esattamente. Ora, tu hai adesso infatti, no, Gemello Cenere Occhio, seleziona l'altro, però che ti ricordi avanti. Eccoci. Eccolo là. E come si faceva? Quindi stiamo continuando ad andare su così Gemello. Così e poi giù? No, su. Quindi su stiamo basta. Andando su, sì. Occhio però, in generale te lo dico, finché non continuerai a esplorare Gemello sì. Braci, è molto vicino al sole. Può capitare delle volte in cui quindi devi repentinamente togliere il pilota automatico perché vai contro il sole. Ok. No, 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 mi fido. Occhio, stai andando troppo... spedito. Rimetti il pilota. Fatto. Allora no, niente, non ti sta scattando. Aspetta. Perché? Vabbè, provati a fare. Beh, facci tu. Allora, non posso. Con molta calma ti riallini e ci entri. Perché beh, probabilmente sei tanto vicino. Ragazzi. Ciao. Ciao. Dai che devi anche un pochino effettivamente riprendere anche la mano. Sì, quindi sì, ti sì. Stai per schiantare. E vai. Bello, è stato figo in realtà. Bello. Com'è riestare in uno spazio molto solitario e terrificante? Com'è una gran figata. Cioè, è terrificante, appunto, è vero. È il giusto. Ecco qua. Occhio, rallenta, rallenta. Però io andrò contro il sole. Addio. Mamma, che ansia, ragazzi. Ti è partita la gravità per un attimo. No, sono contro il sole. Vuoi che non ti faccia atterrare io? No, 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 ci sono. Aspetta. Voglio, ce la devo fare, devo riprendere la mano. Vai, ok, perfetto. Aspetta, che ti è ripartito il pilota automatico. Ok. Allora. Signori, è una cosa... È difficile riprendere la mano. Guarda sì. Che anch'io dopo mesi che non lo giocavo ci ho messo un po'. Dai, azziccati da solo, su, rompere i coglioni. Sì, ti dovresti avvicinare abbastanza adesso, ma ti dovrebbe bastare arrivare vicino. Vai dritto. Mantieni. Ricordati di rallentare tra un attimo. Inizia a rallentare. Però cazzo, ragazzi. Perché è difficile, perché qui c'è pochissima sì, gravità. Vabbè, infatti adesso lo darò a Davide, questa cosa perché... Fai tu, perché è veramente difficile. Raga, veramente è complicato, eh. Vabbè, dopo un po' ci sta. Adesso prendi la mano piano piano. Aspetta. Perché? Madonna, che bello. Incredibile. Madonna, che bello che è. No, non me lo ricordavo così bello graficamente. Aspetta, che è meglio. Bravo, così stavo vedendo. Ok, a lei. Grazie. Io ancora no, non riesco proprio a... Ok, qui hai pochissima gravità. Ok, però. Quindi dove devo andare? Cazzo, tu vuoi adesso? Vabbè, allora no, sta, ti do un. Ti do. No, aspetta, però, facciamo così. Anzi, dammi a me. Sì, ti do un piccolo. Perché non ricordo. Cioè, io perché ricordo... non si ricorda, ragazzi. È soltanto. No, sono veramente passati 2 mesi, prima degli esami. Allora, facciamo così. Fammi vedere un attimo una cosa. Di più di 3 mesi, 3 mesi sono messi fatti. Cioè, raga, 3 mesi fidatevi che... La città ombra. Sì.
Sì. Ok, facciamo una cosa, provo a farti risparmiare un po' di tempo. Cerchiamo di capire se hai abbastanza tempo. Gli do un indirizzamento a livello di direzione soltanto perché è più congeniale per lui. Ricordati, sì. Ecco, in realtà il posto migliore dove atterrare è qui, perché se ti ricordi proprio qua... Sì, non me lo ricordavo mai. Però assurdo che te lo ricordi tu, cazzo. Casa mia, sto posto. Vabbè, qua ti ricordi. Cazzo. Ok. Tu ti ricordi quali parti hanno? Vediamo un po' se sei in tempo per fare qualcosa. Beh, ragazzi, incredibile. Sì. Ok. Ok, allora, tu da qui arrivavi alla cosa di... al coso dell'alta energia, quindi ce l'hai, come l'hai fatto. Sì, cosa, sì, dell'alta, sì, energia, dove la scoprivi. Sì, 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 sì. Quindi vediamo tutta. Qual è il secondo piano, che se non ricordo male. Vaffanculo. Top, top. Top it's. Eccolo qua. Ok. Ok, non ti ho acceso le luci per farti fare un pochino più di fretta, eh. Se vuoi ti le vado ad accendere. No, va benissimo. Vai. Una torcia, basta e avanti. Ok, da adesso inizia a cercare quello che più puoi trovare. Allora. Ricordati, carburante qui è più caldo, quindi l'ossigeno va via prima. Va bene. Ok. Vedo che... ti scende molto più velocemente che... Questo qui è il carburante, quello è l'ossigeno. Occhio porta. Dov'è il carburante? Carburante verde, ossigeno blu. No, no, scusami, credevo tu mi stessi indicando alcuna porta. Porta. Ok, ti consiglio, andiamo in ordine qua, perché ogni, la prima porta che vedi, vacce. Cazzo, allora parte e vai. Poi dove ti porta è relativo, però perché ovviamente qui va... Certo. Allora, okay, forse bello, mi mancavano queste. Minchia, mi ricordo, se è dove penso io, mi ricordo veramente qualsiasi cosa di sto gioco. No. Un merda. Sì, vai lì. Là. Che stai facendo? Il percorso all'indietro o no? No, speriamo di no. Aspetta, fammi fare una roba molto... Ah, no, niente, vai. Oh, vai, 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 sperati su. Ah, ma lo sto facendo, lo sto facendo. Non tengo premuto A, ma non... Aspetta. Prova, tengo premuto A, ma... Oh, prima no, questo, ah, poi questo. Aspetta, ora ti provo a fare risalire. No, raga, iniziate a me. Raga, no, ma è normalissimo, se non... Cioè, ok, io che lo amo ed è il gioco tra della mia culo vita. Ho avuto allora. Sì, infatti. Sì, sì, sì. Cazzo, mi ricordo veramente dove minchia va. No, evidentemente. Cazzo, non mi ricordo. Aspetta, questo però anche dentro non me lo ricordo. Ma no, ma perché c'era la scritta che ci ho detto? Infatti, non abbiamo visto la scritta per andare di fretta perché... No, ho sbagliato. Siamo persi per sempre. Vabbè, in caso si ricomincia e via. Non ti preoccupare. Capita. Ok. Capita, soprattutto all'inizio, questa è tipo una delle parti più labirintiche di tutto il gioco. Ah, no, cazzo, allora mi ricordavo. Caverna trampolino. Force. Allora, caverna trampolino. Ci dovrebbe essere una roba qui attorno. Dove cazzo sta? Non dovrebbe essere già troppo tardi. Che so. Cioè, da quello che ricordo, perché in effetti a quanto pare potrei anche stare sbagliando. Ah, potremmo già averla persa. No, è veramente assurdo. Ragazzi, perdonateci se questi primi minuti di gameplay potrebbero essere un po' vuoti, perché io questo gioco è la mia esistenza, però ovviamente c'ha il suo contorto anche lui. Ah, no, siamo dei rincoglioniti, eccoci. Okay, dovevamo fare un altro giro di scale. A lei. Ok. Ok, ci sono delle cose. Boom, boom, boom. Allora, ci siamo, guys. Ok. Qua c'è un altro mucchiato di ossa, quindi un altro nomeo. 3 minuti di ossigeno già okay, abbiamo. Ok, traduci. RB. RB è no, questo qua. Ah, no, ok, bene. Stasera giochiamo al gioco del pesce fossile. Che sarà il gioco di merda, fammi dire. Ho dato da mangiare una nuova lanterna al pesce fossile.
Se vai alla caverna trampolino adesso, è facile vedere l'ingresso della caverna del pesce fossile. Ma ho dato da mangiare. Cosa vuol dire? Ho dato da mangiare una nuova lanterna al pesce fossile. Vedremo dopo. Ok. Gratitudine a Solanum. È un bene che sei abbastanza piccolo da poter entrare nel buco della vedetta della rana pescatrice. Io sono ancora abbastanza piccolo. Io sono ancora abbastanza piccolo. Stiamo parlando proprio di bambini. Sì, sì, sì. Non lo sarai a lungo, ma mio papà sono alti, quindi lo diventeremo anche noi. Sono due fratelli che stanno però parlando. Però sì, questi sono cadaverini. Sono mini, è vero. Brutto. Greve. Vai. Registrato. Scusa, registro della nave, in caso. Dove devo andare? Cazzo. Lì? Oh, vediamo, giriamoci un po' attorno. Tanto ormai siamo qua e mancano 3 minuti di ossigeno. Molto probabilmente moriremo, quindi dovremmo tornare. Morissimo. No, vai su verso la scala. Può essere che più lì. Perché veramente, ragazzi, la parte delle miniere è... cioè delle miniere, scusa, del villaggio sotterraneo è... è una delle parti anche più ansiogene, perché hai questa cosa della galleria, cioè hai questa cosa della sabbia, è tutto molto claustrofobico. Sì, fa sicuramente anche un po' di paura. Ecco, ed hai fatto praticamente il giro. Ho capito dove sono, sì. Ma ho visto tutto qui. Però c'è, a quanto pare, un buco in cui ficcarti. Dove? Cioè, non lo so. Adesso vediamo. Fammi vedere un po', cioè, giriamoci un po' intorno, perché hanno parlato questa di un buco. Questa è una palla. Palla. Questa è una sorta, è vero, penso. Per i giochi di bambini? Aspetta, provo a salvare un attimo la situazione. Era tipo un asilo? Tutto sotto. Ok, forse è troppo tardi per andare a fare. Sei mio padre. Voli. Bravo. Ok, poi. Non c'è anche il carburante qua? No. Accendi la luce? Proviamo a fare il fattibile. Perché tra un po' ci faremo sotterrare 90%, però va bene. Allora, dopo dobbiamo tornare in questa caverna trampolino, ok? Ok. Perché sembra che... senti, torniamoci ora. Fa ridere perché stavo andando tutt'uno a me. Ma non mi è piaciuto, ragazzi. Puoi provare tu ad atterrarci stavolta? Sì, dai, proviamo. Vai. Ci provo. Stava andando caso, malissimo questo. Ah, facciamo così, ragazzi. Visto che la mia priorità è finire questo gioco, io sono curioso. Se vedo che non riesco ad atterrare, io do a Davide. Tanto l'unica parte che dovrà necessariamente fare lui, perché non accetto che non la faccia, è il finale. Cioè, l'importante per me veramente adesso è il contenuto. Cioè, sono molto preso bene. Tanto oramai l'ho giocato. Sì, le sue ore le ha fatte. E cioè, nel senso, posso capire perché in due va bene così. Sì. Ovviamente da sola hai tutto il tempo del mondo, sì, però cioè, sto poraccio sta aspettando il finale, esatto, da 6 mesi, cioè, veramente. Sì. Di qui. Decolla forte, bravo. Girati. No. Giù. Seleziona l'altro. Guarda. Tua madre è Zawa. L'altro. Tua madre è Zawa. Vai. Zawa. Che non si capisce un cazzo quando clicchi le cose, bro. Impressionante. Allora. Io non capisco mai la sega. Ce l'hai. Ma tira l'altro. Ora inizia ad andare piano davanti. Vai solo davanti, bravo. Sì. Inizia a tirare dietro, bravissimo. Piano, bravo. Ora, piano, mentre tira su. Ok. Perfetto, ora si inizia a viaggiare finché non vedi quel posto che ti ho detto prima. Tanto ormai la gravità l'hai azzeccata. Dovresti andare. Che paura, ragazzi. Guarda, io vi giuro che se non l'avete giocato, non potete capire cosa è. Eccolo là. C'è anche il tutorial. Potete capire. È vero. Non potete capire che cosa significhi la sensazione del vedere intorno a te i pianeti mentre stai volando su un pianeta. Anche questa roba, ragazzi, ve lo giuro. Adesso parti con il carburante dritto, perché la gravità te lo fa passare sto ponte. Va, finito. Boom.
Accelera un attimo. Ah, ok. Ah, no, ok. Volevi che io andassi dritto lì? No, no, no. Vabbè, volendo sì, puoi volare letteralmente dritto fino a quel punto là. Più che altro quando accumuli. È là, vero, sì, è sì, lì. È lì. Quando accumuli anche tanta velocità, proprio poco prima che stai per atterrare, spara un colpettino perché e così ti rallenti. Dà un boost. Rallenti e non ti fai danno. Okay. Poi adesso stavi andando piano, però. Ok, però qui tu zio mi ricordo che facevi una roba, ma io devo tirare fuori la sonda. Fallo tu per velocizzare. No, dove cazzo sto andando? In un posto bellissimo, guardami con te. Ah! Però anch'io sono stronzo. Ho scoperto una cosa ed è una cosa che purtroppo riguarda una tua stretta parentela. Scusami. Sto scherzando. Allora, se ti ricordi comunque la rana pescatrice, ti ricordi che c'era uno scheletro strano di rana pescatrice qui? Mi ricordo che c'era di uno quello scheletro grosso e strano. Ok, stanno parlando di quello. Sì. Okay. Solamente che non ho capito, gli ho dato da mangiare una lanterna. Allora, a quanto pare c'è questa sorta di gioco che è dare da sì, vedere la pancia che si illumina? Può essere. Può essere. Adesso il gioco mi ricordo che non veniva troppo ben specificato. Vabbè, però ma sì, insomma, sappiamo che c'è un gioco tra i bambini. Sappi che ha un'utilità. Ora, in teoria ci dovrebbe essere. Loro hanno parlato di un buco per entrare. Perché da qualche parte qui ci dovrebbe essere una sorta di buco. Madonna. Ambulanza. Aspetta. Ok. Manco io tra un po' mi ricordo le cose. Ah, vedi, meglio che c'è lui. Meno male, ragazzi. Voi dovete sapere che io ho una pazienza limitata e un senso dell'orientamento scarso. Le due cose in combo fanno sì che questa parte a un certo punto io impazzisco e lancio il controllo e inizio a odiare il gioco. Che so perfettamente che non è un problema del gioco, è un problema mio. Che poi ovviamente quando mi impegno, cioè banalmente un Dark Souls che ha una macchina. Ci vediamo alla caverna del pesce fossile per giocare. Sei troppo grande per passare attraverso il buco nella vedetta della rana pescatrice. Dovrai fare il giro più lungo, ma non è lontano. Vai alla caverna trampolino e poi okay. Sali fino alla caverna del pesce fossile. Ho capito. Ho provato a raggiungere il pesce fossile dalla caverna trampolino, ma non sono riuscito a trovare l'ingresso. Dove si trova? Minchia che cazzo. Target non riesce più a passare dal buco della vedetta rana pescatrice perché è cresciuto troppo. Adesso è più alto di Levi. E che importa? Ilex continua a essere il più alto. Ok. Ricorda di dare da mangiare al pesce fossile. Se vai alla vedetta della rana pescatrice e getti un po' di luce nella sua buca, ti mostrerà la strada. Quindi io, ragazzi, sono in hype per questa cosa, però posso dire? Cosa cazzo vuol dire? Quindi. Cioè, io lancio la sonda che fa le foto. Quindi. E quella mi indica la strada. Che vuol dire? Allora, fammi provare a vedere se. Ragazzi, comunque è incredibile. No, aspetta. Ah, dove cazzo stava sto posto? Minchia, non mi ricordo quasi niente di sta parte qua. Queste sono le fasi finali, che quindi pure per me erano i momenti in cui io stavo fomentato. Quindi le strade te le lasciavi. Sono per me molto più. Poi io sono stronzo anche. Cioè, ci metti anche questo fattore di io che sono figlio di. No, no, non volevo dire. Comunque ci siamo puliti tantissimo su YouTube, ragazzi. Tantissimo. Io guarda che nel video con Sergio io ho detto una sola parolaccia. Tantissimo. Alla fine ho ma detto sono cazzo. Contento, vabbè. Allora, da un lato eravamo io sono sempre cosa. Stato un forte sostenitore della volgarità. Nel senso proprio che per me la volgarità non è necessariamente un problema. Perché se la usi bene sì. Serve come rafforzativo. Noi non la usavamo bene, parliamo. Però a volte esatto, cioè nel senso un conto è quando la usi per un cioè dire. Ragazzi, noi eravamo arrivati a dover mettere i disclaimer. No, vabbè, però D&D pazzo c'ha senso, capito? Tu dici ok. D&D pazzo è un format fatto per quello. È un ma format nei video esatto. Qui si mettevamo, cioè ragazzi, mettevamo. No, è vero, possibile. Sì, è vero. No, ragazzi, cioè i video acquisti che dovrebbero essere un momento in cui c'è il piacere di e noi No, ma è verissimo, ma più che altro sai, è proprio anche il fine del video, perché tu dici cacchio, stai facendo un video. È che noi non ci preoccupavamo del fatto che qualcuno li potesse vedere anche, ma poi sì, capito, perché poi tu comunque dici sto facendo magari ecco veramente un video sulla girella, ma perché ma che serve la parolaccia? Un video sul appunto il video sul masterare. Vabbè, ne avevo proprio la necessità già letto. Eccolo. E ora io non è vero che mi ha indicato la no, strada no non ti indica la strada in realtà.
Come scusa? Aveva detto vai al pesce in culo. Cazzo, ma l'hai appena detto. Invece... ti illumina. Un buco da buco a niente. Cioè, ha reagito alla luce? Illuminando il suo... In teoria sì. Dovrebbe essere, se non ricordo male, sì, cioè non è che ti indica la strada. Cioè tu hai illuminato la sala, quindi adesso se riusciamo ad andare in tempo... Ah, ok. Lì. Ora ho capito. Mi ero flashato un'altra cosa, ma è inutile, cioè. Cioè, raga, meno male che c'è Davide, Ma queste sono tutte quante cose a cui in realtà arrivi, eh. Sì, sì. Cioè io non l'ho mai guardato... Però in quattro loop io ce l'avrei fatta questa cosa. Che cazzo hai fatto? Questa era una bella manovra. Cioè ragazzi, capite perché è meglio che ci sia anche Davide con me? Questo è stato più difficile del... È proprio figo però. Di quanto mi aspettassi. Come nel secondo livello di Crash che c'è una dinamica, cioè una TNT. Puoi vedere che non lo riuscirò mai più a rifare. Sai quante volte ci ho fatto. E tu l'hai fatto alla fatta adesso. E non lo farò mai più. Allora, non è qua. È laggiù. Allora. Che figo, ragazzi. Ho capito adesso che cazzo intendeva. Non è qui. Mannaggia il cazzo. Dobbiamo muoverci, che arriva la sabbia. Allora. Madonna mia, l'ansia della sabbia. Vedi, è una figata, però è proprio... è un cappio al collo. Però bellissima, ragazzi, una dinamica incredibile. No, ma è bello, è a me quello che io adoro, potrebbe essere che... non so se abbiamo perso il volo. Vabbè, se l'abbiamo perso si rifà. Tanto non dobbiamo più tornare lì. Beh, in realtà... c'era un buco da qualche parte. No, veramente, dove? Tutto questo, ragazzi, noi non abbiamo ancora visto rosso. Eccolo, vaffanbagno. Noi non abbiamo visto ancora rosso scuro. Però. E la luna quantica, Dammi sto sprint. E yes! Vai. Ok, questo dobbiamo fare questo prima di morire. Ok. Chi è stato l'ultimo a fare la rana pescatrice? Ah, si facevano a turno. Iscrizione no. Vabbè, tua madre. Regola nuova: la rana pescatrice deve bendarsi gli occhi senza sbirciare. Ok. Perché questo cambio di regole è troppo difficile senza vedere nulla? Zia Pai dice che le vere rane pescatrici sono cieche, quindi devi portare la benda. La regola non si discute. Aggiornamento delle regole: solo i bambini più piccoli non porteranno la benda quando tocca a loro, giustamente. Per la precisione scientifica, il resto di noi si atterrà alla regola per rendere il gioco più giusto. Ragazzi, i nomai sin da bambini ragionavano così, Raga, ma aspetta! Questi sono gli stessi nomi? Scusami, Levi. Non me li ricordo. Ilex, se non mi sbaglio. Cioè, nomi giù di quelli che hai detto prima, eh? Sì, sì, sì. Ah, no, pensavo avessi capito una cosa. No, ok, no, ragazzi. Avevo flashato che loro fossero quelli che poi sono cresciuti. Il resto di noi, i pesciolini, si schierano uno accanto all'altro contro la parete. Quando la rana pescatrice dà il via, i pesciolini dovranno cautamente raggiungere la parete di fronte. È bellissimo. Se la rana pescatrice vi acchiappa, siete stati mangiati. L'ultimo pesciolino che viene mangiato diventa la nuova rana pescatrice. La vecchia rana pescatrice dà la benda alla nuova rana pescatrice e diventa così un pesciolino. Che c'è? Perché tu quella fa? Non sai una cosa. Sì. Cioè, in effetti non è che non sai una cosa. Tu hai appena visto uno dei modi più belli. A proposito. Aspetta. Più belli di introdurre probabilmente una dinamica. Immaginavo. Cosa ti ha detto qua? Cos'è che ha detto la zia a questi? Che cautamente bisogna... che bisogna introdurre una meccanica di gioco perché le vere rane pescatrici, a quanto pare... cosa sono? Cieche. Tu perché non sei ancora andato a Rovo Oscuro? Ma devi sapere che a Rovo Oscuro, neanche te lo sto a dire, ci sono queste rane pescatrici. Esatto. Questa cosa l'hai saputa sin da quello dall'inizio, che c'era scritto. Dall'inizio, forse dal museo. Esatto, bravo. Eccola.
possiamo farcela. Sì, ragazzi, bellissimo. Aspetta un attimo. Io lo so che... Studio della rana pescatrice. Oh, sì. La parte digerente di questa rana pescatrice fa presumere una morte per inedia. Un aggiornamento. Cosa è l'inedia? Vabbè. So, Melorae, mentre stavo facendo uno schizzo della rana pescatrice, ho nuovamente osservato i ragazzi di prima giocare qui. Hanno aggiunto una regola che incorpora la nostra ricerca. È incredibile. Sono assolutamente contenta. Non è mai troppo presto per apprezzare la biologia. Bella questa cosa. La lunga escrescenza che si protrude dal cranio è bioluminescente. Forse è cresciuta per attrarre delle prede. Una specie di esca, forse. Visivamente, l'esemplare sembra appartenere alla stessa specie della rana pescatrice di lobo scuro. Ipotizziamo che non appartenga a questo pianeta. Ok. Qua c'è una stupida metafora. Allora, mi viene in mente. Hai appena scoperto una meccanica, nel senso che tu, sì, appunto, sulla aspetta. Che se ce la faccio, sono il miglior giocatore di questo. No, perché no, era impossibile. No, non avevi nulla più, cioè, assurdo. Allora, va bene, tanto possiamo andare a lobo scuro. O no? No, non è ancora. No, c'è ancora tanto da vedere della... un paio di cose. Sì. Allora, la rana pescatrice le troverai. Tu all'inizio, appunto, queste rane pescatrici, cioè, spontaneamente corri via. Sì. Tu poi arrivi qua, vedi questa cosa della meccanica che sono cieche, sì, e capisci come... Ah, teoricamente, se io vedo una rana pescatrice, posso muovermi lentamente. Con la nave. Devo andare molto piano. È il pianeta più ansiogeno che c'è. Ma chissà come mai. Perché devi andare pianissimo. Però non vedo l'ora. E tra l'altro anche questo, ragazzi. Cioè, è un peccato. Giocano che col tempo, sempre. Lui non è mai voluto andare prima su un rovo scuro. E ci sta che non sia mai voluto andare. Ed è giusto così. Io c'ero andato. Ma io penso che la prima volta per la scienza correrò. Sì, è giusto, anche perché testimonianza puoi correre. Non te lo rendono impossibile. Ok, cioè tu dici, se Tarelli... Io mi ero visto più di metà di rovo scuro correndo, perché okay, io Gemello Brush me l'ero lasciato per ultimo. Ok. Io ho esplorato prima tutto rovo scuro e poi sono andato su Gemello Brush. Ah, ragazzi, il fatto che loro continuino a giocare col tempo, loro ti dicono, in sto pianeta devi andare lento. Bene, se vado lento magari mi blocco una dinamica... il loop comunque lo subisco prima. Dove si svilupperà parte del finale, infatti. Solo oscuro. Come devi andare lentissimo. Esattamente. Ah, ragazzi, incredibile. Però poi... bello come ti hanno inserito una meccanica di gameplay. Malissimo. Cioè, è uno dei modi più sottili, devo dire. Perché questo per alcuni forse potrebbe addirittura essere considerato un difetto. Nel senso che quindi non me l'hai davvero estremamente... detto. Però non è così sottile. Perché ti dicono che è una roba scientifica. Sopra ti dicono, ah, vedi, hanno integrato una regola con le nostre ricerche. Quindi lo sai che è scientifico. Continuano a ripetertelo. Capito? Oh, te lo ripetono, occhio. Ti dicono quasi anche i bambini l'hanno... Hanno capito sta cosa. Hanno capito i bambini, capiscila anche tu, per favore. E ti dico, a parte questa roba bellissima, ma tutto questo discorso mi ha fatto venire in mente una roba che è sbagliata, senza dubbio, però visto che io ancora non ho afferrato il punto dell'occhio, di tutte le cose che l'occhio può essere, visto che noi non sappiamo ancora cosa cazzo sia, ok? Potrebbe essere un'esca. Ah! Perché ora è una, ripeto, un'ipotesi casualissima, però vai. Tanto lo sai che io sono molto contento di come riesco a mascherare qualsiasi cosa con questo gioco. Ok, perfetto. Visto che loro comunque è un gioco, i dialoghi di questo gioco sono scritti così bene da mascherare mille scenari in una frase che in realtà magari all'inizio non ti sembra nulla. Esattamente come i bambini che giocano al giochino in realtà ti nascondono una meccanica di gameplay. Chi lo dice che la questione della luce dei pesci, di questi cazzo di pesci stellari, che è un'esca per, in realtà non sia in qualche modo legata proprio anche all'occhio? Magari l'occhio è il padre di questo schifo di razza. Certo. Che certo, attira sempre per inglobare. Perché sempre poi appena nell'ottica... arrivano il rovo scuro, certo. Quindi tu lo vedi anche, effettivamente può essere anche una forma malvagia, nessuno l'ha mai messo in considerazione, in effetti. Esatto. Cioè, non so come dire, perché deve per forza essere buona. Buona, esatto, benevola. Vero. Quindi vediamo, ragazzi. Comunque
cioè è bellissimo, è veramente stupendo. Ora mi sta piacendo all'infinito. Sì, anzi no, non aspettare un attimo, adesso decolla almeno che mi sono veramente cagato addosso. Vai un attimo su. Vai tutto su, perfetto, dammi un secondo, voglio vedere un secondo se... Prima di tutto fammi assicurare che siamo salvi. No, ragazzi, è incredibile questo gioco. Voglio valutare se abbiamo visto tutto. Ok, abbiamo visto... No. Cazzo. C'è altro da esplorare, sì. Scherzi. Poi io, dopo averlo finito, una cosa che voglio fare tantissimo è cercare su YouTube le cose più assurde che puoi farci con questo gioco. Ce ne sono. Immagino. Spero che non ti arrivino cose del DLC, però ce ne sono. Allora. No, allora lo faccio dopo il DLC. Che cazzo? Non mi devo spoilerare nulla, ragazzi, io non so nulla. Io non mi sono spoilerato nulla. Non fai bene. Bravo, hai visto un Madonna. Poi ti regala dei momenti di gameplay bellissimi, tra l'altro. Ragazzi, veramente l'abbiamo già spiegato, perché sto guidando io spesso e volentieri. Sì. Ma va benissimo, cioè, ragazzi. Via. Che figo. Non abbiamo. Che bello questo gioco. Cosa non abbiamo esplorato? Niente. Ah, te lo chiedo qui, ma vabbè. Se appunto io ti proponessi di partecipare a una campagna su Not the End. Sì. Ci stai? Cioè, se allora il mio punto è sempre lo stesso, nel momento in cui io vengo qui una volta ogni mese e mezzo, valuta tu praticamente. Sì, ovviamente. Vabbè, tanto. Cioè, se tu mi dici facciamo una one shot di 6 ore, piuttosto ti dico facciamo una one shot di 6 ore, capito? Sì. Più che altro, sai cosa? Meglio ancora, potrei creare storie legate sempre a degli stessi personaggi. Che poi comunque se noi facciamo... Ma ci fanno avventure diverse, capito? Come se fosse un gruppo di avventurieri e ogni volta vi faccio delle one shot o b-shot. Ah, ecco, forse lì qua. Sì, ma comunque ci sto, Basta che mi dai anche quel po' di tempo per capire seriamente come si gioca un gioco. Certo, perché... no vabbè, ma tanto la prima sessione per esempio sarà... molto introduttiva delle meccaniche. Non capisco perché tutti dicano che l'occhio sia importante. Ok. Dicono che ci abbia portato in questo sistema solare, ma questo è un bene. Papà mi ha raccontato che molti nomai sono morti quando il nostro clan è arrivato qui. Che altro casca a fagiolo con l'ipotesi che ho detto, però ovviamente chissà. E se l'occhio avesse voluto che accadesse? Vedi, io sono d'accordo con Solanum. E se l'occhio fosse malvagio? Ma metti in pausa. No, sì, cioè, questi ti spingono. Ti prevedono le ipotesi. Esatto, ti spingono a ipotizzare delle robe nel momento in cui vogliono. Poi è vero, Ragazzi, è incredibile. Ora, a parte gli scherzi, incredibile questa cosa. Sì, è vero. A volte sì, perché io devo dire che non mi sono. Allora, io ho ipotizzato su tante cose, ma non su tutte queste, per esempio, anche come ipotizzi tu. Ma io perché sono. Ma è giusto. No, vabbè, ma. Non è per forza un difetto. Non mi sembra il posto. Non ti sembra il posto dove vorresti passare l'estate? No, ti dirò. L'avevo valutato, ma. Perché invece a me sembrava proprio. Fa di brutto tempo. Okay. Io non avevo ipotizzato così tanto come te. Però, bro, fammi dire che è anche normale. Avere a fianco una persona ti spinge a parlare. Beh, certo, effettivamente. Muovere le rotelle ora, di più. Ora che mi ci fai pensare, secondo me. Quindi sarebbe strano il contrario, ecco. Se fossi zitto in silenzio. È vero, anche perché magari lo pensi, ma nella ma tua testa e non te ne accorgi. Ti sfiora e continui a giocare. Madonna, per un attimo. Eccoci. Ah, ti diamo il benvenuto in questo luogo. Questo tempio è un luogo dove riflettere sul motivo per il quale siamo venuti in questo sistema solare. Il segnale ricevuto dall'occhio. Riflettere. Abbiamo monitorato il segnale dell'occhio durante i nostri viaggi e lo abbiamo seguito fino a qui per trovarne la fonte. Ecco cosa sappiamo. La fonte del segnale, che noi abbiamo scelto di chiamare l'occhio dell'universo, è più antico dell'universo stesso. Tutto il resto lo dobbiamo ancora scoprire.
entra e apri la tua mente alle sue possibilità. Minchia, ma che cazzo è? Questo ti fa capire se l'occhio ci ha chiamati perché non vuole rivelarsi a noi. Perché non vuole rivelarsi a noi? Perché è così difficile localizzare? Tra l'altro, il due segnale, strade, vedi? Il segnale si è interrotto. Forse l'occhio non desidera più essere trovato. Forse l'occhio non ha avuto scelta. L'occhio potrebbe non essere in grado di comunicare con noi più di quanto non abbia già fatto. Gli è accaduto qualcosa. Qui, anche questa è un'altra qui possibilità. Si sta ipotizzando quindi che l'occhio, paradossalmente, ci sia qualcosa di superiore all'occhio. Sì, che gli ha fatto del male. Che gli ha detto: no, tu adesso non comunichi più. L'occhio è naturale o artificiale? Forse male. Qualcuno lo ha costruito. L'occhio è più antico dell'universo stesso. È la cosa più bella del mondo. Come può essere esistito prima del suo creatore? Incredibile. Potrebbe essere un fenomeno naturale. Tuttavia, questo non spiega come l'occhio possa essere così antico. L'occhio ci ha inviato di proposito il suo segnale o lo abbiamo forse captato per pura coincidenza? Oddio, ragazzi. Forse l'occhio voleva essere trovato. Potrebbe essere senziente. Forse ci ha scelti. È possibile che l'occhio desideri qualcosa da noi? Potrebbe avere bisogno di noi per qualcosa? Forse non necessariamente da noi. Forse l'ha inviato a più specie, magari. Forse stiamo cercando di dare un senso a qualcosa che non ne ha. Supponiamo che il segnale sia stato generato accidentalmente. Significa forse che per questo l'occhio è meno importante per noi. Bella questa, è stupenda, bellissima. Tra l'altro, ragazzi, ragazzi fanno delle domande incredibili. Io non ci voglio per forza mettere la religione di mezzo, anche perché di mio non sono un grande religioso. Però è bellissimo come loro nell'alieno, nell'astruso, nell'universale ti mettano delle tematiche che sono umanissime. Sì, sì, sì. Cioè ce le abbiamo tutti, perché anche tipo no, uno dice... Sai, no, anche quando tu magari vai dalle persone che credono e gli dici: ma cazzo, ma non ti fai 300.000 domande? E giustamente anche loro, no, magari ci sono quelle persone che ti dicono: ma vero o falso che sia, se è importante, perché non dovrei... Esatto. Se per te è importante, se per me è importante, perché io mi devi rompere le palle? Perché mi devi rompere, esatto, che devi dire: benissimo. Ma magari non è vero. Ho capito che magari benissimo. Non è vero. Io lo dico da ateo, io lo dico da ateo, io non credo. Io sono agnostico, per me la gente può credere quello che vuole. Esatto, fate come cazzo vi pare. Cioè, oddio, non è questo essere agnostici, vabbè. Avete capito? Sì, vabbè, avete capito, dai. Ora potete cercare. Però, cioè, veramente. Che tu veramente, cioè, sono cose umane. Perché comunque noi non abbiamo l'occhio, abbiamo Dio, abbiamo qualsiasi cosa, abbiamo il tema della morte, tantissime cose. Sì, sì, sì. Comunque sono nostre, sono umane. E loro te le riescono a inserire. Non mi ricordo se qui ci siamo andati. Ragazzi, alla fine questi sono semplicemente... Anche perché comunque questa storia li hanno scritti degli umani. Esatto, questo è semplicemente un popolo. Ci scordiamo forse questo fattore. Che sta cercando il senso della sua esistenza, praticamente. O il senso dell'esistenza di un qualcosa che potrebbe giustificare... Più forse sai che io la vedo, però ovviamente cambia. Però forse più che il senso dell'esistenza, senso di un gesto, che è stato drastico. Cioè, questi in effetti hanno il peso di aver ammazzato la loro specie, Sì. Perché hanno mandato il vagone. Ma conseguenziale in realtà, Si sono mossi per un motivo. Sì. Poi hanno scatenato un'altra cosa. Esatto, questa cosa qui l'abbiamo già letta, in realtà. Sì, è vero. Però vabbè. Adesso avremmo letto tutto. In realtà penso di sì. In caso ci ritorniamo. È che la sfiga è che magari, ragazzi, abbiamo saltato una scritta neanche fondamentale e non sappiamo più. Ma guarda che se ci pensi è come quello che ti è successo nel meteorite, che ti dice che non hai esplorato tutto, ma io ti ho garantito di qua c'è una cassetta, non l'hai letta, ma è come se avessi letto il dopo senza leggere il prima, ma appunto il prima ti serve a poco. Però comunque no, cioè nel senso... Bella questa parte, è bellissima. Bellissima. Per me più che... Appunto, una ricerca del perché esistono è proprio una ricerca del noi abbiamo fatto una roba enorme, drastica, cioè, ma se non c'è uno scopo, che scopo c'è stato? Sì. Cioè, abbiamo ammazzato non si sa quante persone per... Perché poi sei disperato, vuol dire che sei arrivato a un punto di non ritorno e poi dopo un po' scopri che non serviva. Abbiamo fatto? Abbiamo fatto. Fantastico. Allora, è una soddisfazione. Adesso ti porto da un'altra parte. Sì, cioè. Perché tu non sai come si arriva lì, però in realtà avresti saputo se fossi stato. Ti porto in tutti. Ti do la direzione di tutti i posti dove in realtà sapevi che saresti dovuto andare, ma non è impossibile. Non te lo ricordi adesso. Wow, ragazzi. Però c'è cioè, la potenza di quello che ti raccontano qui. Tra l'altro, una cosa ti volevo far osservare, questo proprio a livello di gameplay. Se ci pensi, quello che tu hai visto in tutto quell'edificio non ti ha detto tipo aggiunto cose al registro della nave, perché di fatto ti ha spiegato, ti ha raccontato nuovamente il fatto dell'occhio. Sì. Ma scusami, ma non l'avevamo già fatto qua?
Cosa? Non avevamo visto che... Ah no, abbiamo no, c'è fatto altro, solo in c'è quell'altro. Sì, no, è vero, abbiamo fatto solo nella caverna. Esatto. Sono ricordato adesso. Abbiamo visto, cioè tu se ci pensi, tu dici... È ovvio che qui ti spiegano anche di nuovo che cos'è l'occhio, perché se un tizio parte dal gemello braccio arriva lì. No, no, ma infatti va benissimo. Cioè loro è anche bello, perché veramente loro, per quanto palesemente ti danno una direzione, e loro tengono in conto, dici, ho capito, ma magari uno inizia da qua. E ha, sì, deve ci avere... finisce, perché magari è... deve non avere so la possibilità la nave... di farlo. Oh, ci finisce, perché magari è anche solo banalmente attirato. Mamma mia, che figo. Allora, dovrebbe essere qui, se non sbaglio. Te lo dico immediatamente. Amici, se trovate qualche segno di Coleus, vi imploro di dirmelo. È scomparso senza lasciare traccia, durante una spedizione di ricerca, e manca da allora. Melorae, alcuni di noi della città ombra sono venuti qui per aiutarvi a cercare Coleus. Puoi dirci di più sull'esplorazione che stava conducendo? Hai la mia gratitudine, Burr. Io e Coleus stavamo studiando la geologia delle caverne. Speravamo di scoprire di più su una peculiare roccia errante che si sposta tra alcune caverne di questa zona. Posso. Dove è scomparso il giovane Coleus, Melorae? È svanito nella caverna sul fondo del lago prosciugato al polo nord. È successo all'improvviso, senza alcun avvertimento. Caverna sul fondo prosciugato del polo nord. Sì. Ho dato le spalle a Coleus per esaminare un campione. Quando mi sono girata di nuovo era semplicemente svanito. Cioè mio fratello si era tipo mangiato una pietra di materiale quantico. Aveva solamente una riserva d'aria limitata a nona. Temo per la sua incolumità. No, a parte gli scherzi, come cazzo è possibile? È diventato lui un materiale quantico. Ipotesi, scopriremo di più sull'accaduto. Esaminiamo la caverna fondo lago a nord, dove è svanito Coleus. Cercate velocemente, non c'è tempo da perdere. Caverna fondo lago sul fondo. Mi sono cagato addosso. Che cazzo devo fare? Aspetta. Mi sono cagato addosso. Hai il frammento. Eh? Hai il frammento. Ho il frammento? Sì, sì, no, nel senso hai il... ti ricordi il segnale? Sì, devo fargli una foto. No, ho fatto una... Ho fatto una stronzata. Però, aspetta. Ho fatto una stronzata. Sapevo. Ma si è rotto. Come cazzo si... Come si... Ti faceva? Posso dare un consiglio? Vuoi scoprirlo in maniera più figa? Scusa. Vuoi scoprire quello che potresti anche scoprire adesso in maniera più figa? Sì. E allora esci da questa caverna. Ti fidi? Fidati. Sì. Esci. Stacca Succhiato, tutto e esci. Ho fatto la foto. Dove devo andare? No, no, esci proprio dalla caverna. Allora, dobbiamo andare a questa caverna a fondo lago. Ma questo non mi serve, Non è che non ti serve, diciamo che in realtà hai anche involontariamente capito un po' la cosa. Cioè, anzi no, non l'hai capita perché non l'hai capita, però no, no, ti fidi di me, esci da Ho capito che cazzo succede che se mi metto qua sopra? No, 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 per ora non stai capendo, no, per ora non stai capendo. Però fidati di me, esci, perché ti fa fare ovviamente il processo più lento di comprensione ed è carino quando lo scopri. Ok, va bene, okay? Va bene. Immagina come se ti stessi dicendo: zii, ti ricordi la fotografia? Ecco, scoprila decentemente, non scoprire le va cose bene, belle. Va bene, va bene, va bene. Perché vai su quando la caverna di fondo là è a fondo? Perdona. Scusatemi. Ti chiedo gentilmente. Mi piace un sacco. Premi B comunque, toglilo la sonda, sennò non funziona. Niente. B. Vado. Vai giù e cerchiamo una caverna, sì. Prima che si riempia tutto, perché sennò è un problema. Vai giù, 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 giù. Sì, 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 buttati. Ricordati che non c'è gravità, quindi vai giù per un bel po' e poi alla fine, tac, bravo. Ok, boom. Ok, cerchiamo questa caverna prima che si riempia tutto, cerchiamo di vedere. Penso di dover scendere il più possibile. Potrebbe anche già essere tardi. Di qua? No, dov'è? Okay. L'ho saltata, vero? No, forse no, forse è un pochino più in alto. Oh. Fossile. Allora... No, 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 vabbè, no. Proviamo ad andare un pochino più su, tanto ormai questa parte qui l'abbiamo persa, sarà qui sotto, non importa. Se non la vediamo e siamo risaliti del tutto, riavviamo in tutto. Tanto sappiamo che dobbiamo andare alla caverna di fondo lago. Sì. Che è situata proprio qua al polo nord, sul lago... No, ragazzi, ma che è sta cosa? Ma perché? A parte che, ragazzi... Quindi, allora, comunque parliamo. Ti caghi addosso, è scomparso. Cioè, c'era una cosa vicino alle rocce... Madonna, là. Guardate questa roba. Sì. È un quadro, ragazzi. Sì, è sì, un quadro. No, ma io non no, so. No, dai, ce la siamo persi. No, vabbè, proviamo a fare il giro, facciamo il giro. A sto punto, tanto ormai che ci cambia.
Può essere pure, eh. Caso poi sappiamo tranquillamente dove andare. Io ti ci porto subito. Vuol dire che devi essere celerissimo. Esatto. Che cosa dire ancora? No, proviamo a vedere sempre di qua. Girati un po'. No, niente. Non ci sono le pareti invisibili come in Dark Souls. Te la fa. Ti immagini Outer Wilds con le pareti invisibili? Preghi. Sì, ciao. No, io da qua ci sono già passato. Aspetta, girati. Sempre per sicurezza. Ok. Facciamo che ci sei già passato, sì. Sì, sì. E allora proviamo al massimo a vedere un pochino più su, ma mi pare che caverna di fondo lago a sto punto. No, no, ce la siamo persa. Va bene, dai, via. Va bene, va bene, va bene. Dai. Questa sì, è una delle parti un po' più inquietantine. No, sì, perché ci riesce quella cazzo di pietra. Che tra l'altro, quello penso che sia una delle poche cose fatte apposta, perché era successo anche a me. Tu dici, è quasi scriptato che la prima volta che ti giri. Perché secondo me ci sta che ti caghi un po' addosso. Ti spaventa, spaventa quella roba. Anche perché prima tu leggi di un tizio che è scomparso vicino alla pietra, poi ti vedi sta pietra davanti, sì. E dici, questa mi attacca. E adesso mi attacca ed è sì, finita. Sì. Cioè, no, ti ricordi di una, che dietro non c'è nulla, ti giri sciallo e. Ah, però ne possiamo fare una cosa. Perché noi in effetti, in questo coso qui non l'abbiamo ancora utilizzato così tanto. Però. Noi possiamo cercare una certa pietra con le oscillazioni quantiche. Ah certo, tu dici. Cioè la caverna la troviamo perché tanto sappiamo dove sta, sulla fondo lago, sul lago nord e via. Però Varese Nord, no, Varese non c'entra niente. Venite a trovarmi. Nuovo evento. Nuovo evento come Varese Nord. Un altro che non possiamo nominare perché non ci sono tagli in questa cosa. No, non ho capito. Ah, grande, fare un evento. No, calmo, fare un evento. Fare un evento, lascia stare. Famosissimo. Avanti. Sì, beh, impossibile non partecipare. Impossibile non riempire un certo posto. No. Ti rifo solo per quel motivo. Tutti, ma. Oh, 10.000 persone? Sì, quanti sì, sono? 10.000. Quanti sono al. Letteralmente. Ma poi, cioè, voi c'eravate andati? Ma va, come facevo? No, tu no, ma gli altri? Ma va, ti pare? E lui come, cioè, che ci sono rimasti, perdonami. Ma va, ma non hanno fatto una sega. Ah, non hanno proprio, ma hanno optato, cioè, per sì, l'oblio, ho capito. Detto, sì. Un po' incoerenza. Ma nessuno ha detto, ma puoi venirti in mente di fare una roba di... del genere, madonna. Però io amo, posso dire? Sì, no, comunque i miei padri fondatori. Ah, eccoci. Dammi. Giusto per cagarsi addosso, stiamo andando proprio nel nucleo tra un po'. Tra l'altro poi immagino che... Ah no, che stavo dicendo, la gravità si farà ancora. No, in realtà sì, in effetti non sei ancora andato così tanto giù. No, di qua. Qui dobbiamo iniziare a fare proprio destra un po' di frettina. Non lo so. Destra. Sinistra, niente. Vaffanculo. Ovviamente. Che poi vedi quanto sono bastati. Perché tutto questo è fatto per farti perdere tempo. Certo, ma sono dei geni. Ma scusa mia, però diventa un po' complicato se anche da qua è tutto chiuso. Aspetta, allora ci deve essere un'altra via. Sì, sarà ancora qui. Amico. Aspetta, ecco, ci siamo. No. Ma vaffanculo. No, ragazzi. Ok. Ok. Mi sa che stiamo risalendo, Dici che stiamo tornando indietro? Sì, stiamo andando su. Aspetta. Fai tu. Che sarò là? E poi, ovviamente, come metodo di velocità, opto il volo. Davide ha 5 metri, ma opta la vola. Ma tu dici che dobbiamo passare tra i dentini? No. Cioè, ci deve essere una strada aperta che adesso è difficile da spottare. Ma io penso che... No, non penso una sega. Non pensi? Qua ed è chiusa. E qua è d'accordo. Poi qua ed è chiusa pure qui. Vedrai. Mazzicati. Ma ragazzi. Poi che fastidio. Però c'è un... Minchia che senti la sabbia veramente. Minchia che la senti. È lì. Sì. Madonna ragazzi. Ti viene la rabbia di mangiarlo. Ah, ti viene la rabbia. Minchia, a me sale la... Oddio. No, a me la rabbia. È incredibile che bello che si veda. Ragazzi, stiamo morendo. Cazzarola, ma dove cazzo era? O a meno che non si dovesse proprio aspettare questo. Allora, abbiamo trovato la strada. Beh, no, siamo morti. No, non c'è la strada, siamo morti, zii. Se non troviamo subito il modo per... Che sia questo? Che sia una di queste. No, mi sembra né uno né l'altro. Allora forse è stata un'entrata sbagliata. Può essere strano. Ma in effetti, cioè,
No, effettivamente sì, non si vede neanche l'entrata. Allora. Vai, vai, riavvia. Suicidiamoci. Ultimo tentativo. Niente, cazzo. Oh, ragazzi, incredibile, eh. Difficile, a proposito. Però ci sta, che... deve essere una sfida probabilmente questa parte. Allora, spoilerino, stai per scoprire l'ultima regola per entrare sulla luna quantica. Ok. Quindi in effetti è un punto un po' core del gioco. Sì, sì, non so ci sta che sfidi. No, ma va benissimo, ma non mi... Cioè, ragazzi, non è un problema quello, è proprio che... Strano veramente però che non c'è, non l'abbiamo visto, sai, secondo me. No, esatto, siamo concentrati e abbiamo rifatto una stessa strada senza... Allora, però secondo me... Allora, la faccio un attimo io. Sì, però. Sì, sì, no, ma va benissimo. Anche perché così effettivamente parliamo meglio, anche se ognuno si alterna un attimo sì, il controllo. Io essendo scarso con i controlli, cioè poi mi concentro troppo sul controllo e non penso al... Mi dispiace paradossalmente che... Io ovviamente me lo sono vissuto da solo, certo, con tutte le difficoltà, quindi per esempio vedi come io anche in easy mode. Banalmente tipo a memoria il sistema solare, sì, sì, le sì. direzioni, io le sto cose, giocando quello in easy mode, non c'è dubbio. È un po' quella cosa come se, capito, tu dici la cosa bella di, che ne so, Dark Souls è quando poi ricominci il gioco e ti rendi conto che sai tutto a memoria. Sì, sì, sì. E c'è un vero, po' quella vero, soddisfazione vero. A te potrebbe mancare magari in futuro. Però ragazzi, cioè d'altronde l'importante, ve lo giuro, per me è a parte che tu comunque prima o poi sai che te lo comprerai lo stesso. No, l'ho già detto io. Già detto che lo voglio comprare. Perché ormai hai giocato, cioè, una truffa. Ma non per te, non per me. Ma è perché è una cosa che voglio supportare. Io ragazzi sono un mastro di questa. Che poi molti vorrebbero un 2, secondo me. No, raga, ma che 2? Cioè, no, 2 nel senso con un'altra storia, non esiste. Però secondo me non... No, facciano altro. O non facciano più nulla. Secondo me, io guarda, sai che a volte l'ho detto. Io perché ho detto, questi qui hanno fatto la storia del videogioco e potrebbero fermarsi qui. Cioè, se volessero. Io sono d'accordo. Anche se, perché se non hanno più idee. Capito? Stai fermo. E soprattutto non si azzardino a fare un 2. E infatti. Anche perché hai fatto già. Anche perché hai fatto già DLC che è un 2. Basta, esatto. Non ce l'ha. DLC, guarda che tra una cosa e l'altra dura tipo 8 ore. Quindi è praticamente un 2. Allora. Letteralmente l'unico motivo per cui dovresti chiamare un gioco Outer Wilds 2 è perché vuoi vendere, fine. Fine, non c'è altro che legit, però poi devi saperlo fare. Però cioè poi dopo ho costruito tutta una più che altro ho delle aspettative, zio, cioè sa strada comunque, però non c'è, non avrebbe senso, perché la verità è che cioè di là c'è qualcosa, quindi stiamo sbagliando vediamo se stiamo sbagliando entrato, stiamo trovando la... e sono sicuro che da fuori loro vedano e dicono sono stupidi è lì. Ma poi bello è che a volte mi stupisce perché ecco qui veramente qui mi sale il Madonna, ma ci ho pure già giocato, dov'è che, però veramente raga, la parte di gemello braci la fai con una voglia di speedrun che non pensi neanche a cosa stai facendo, non ci pensi. Ma per forza questa è l'entrata, dov'è? Sì, cioè non c'è altro modo, è solo quella. No, vai, ritorna dentro ora, vai. Se no forse veramente lo dovevi scoprire lì, lo dovevi scoprire là. Da però dove? Non ha molto senso. Dove c'è la pietra? Però lui dice vai lì. Aspetta. Cosa? Penso che di una roba. Vabbè. Voglio vedere una cosa, Voglio testare un'ipotesi. Ho un'ipotesi, voglio testarla. Sabaku ha detto che è il finale migliore della storia di videogioco. Ma non sei ancora al finale. No, dico. Sabaku l'ha detto. Lo tiro fuori ora. No, però aspetta, veramente non voglio traviare le sue parole. Potrebbe aver detto anche. Cioè. Magari potrebbe aver detto il migliore degli ultimi anni, non ricordo, sono onesto intellettualmente. Stiamo parlando comunque di una lusinga non da poco. Potrebbe anche aver detto effettivamente quello che credo, perché comunque non è che uno se lo scorda una cosa del genere, però. Non voglio poi dopo non sia mai che uno dice, avevi detto che...
Sabaku, no, no, non ho detto niente, non ho detto nulla, non mi dite niente. A noi ce ne frega. Non so di che cosa tu stia parlando. Perché abbiamo 5 anni comunque, io te... Però fa morire. Non so di che cosa tu stia parlando. Io non so niente. Perché devi accusarmi di queste cose? Tutti quanti sotto impazziti. Tu l'hai detto, no? Tu vedi, con la pistola, bastardo! Dio. Ammettilo, ma cosa? Tutto in caps lock, Dio. Solo questo scrivono. Tu lo vedi, minutaggio e poi... E via! Che ridere, zie. No, siamo saliti, abbiamo sbagliato tutto nella vita. Ma ragazzi, stiamo sgravando. Penso che qui taglieremo tutto, No, perché mi devi far tagliare domani? No, bro. Stavo scherzando. Ci metto... Eccoci. Coleus è sparito. È scomparso diversi giorni fa dalla caverna a fondo lago. Quella sul fondo del lago, prosciugata al polo nord, e non riusciamo a rintracciarlo in alcun modo. Non so quanta aria avesse ancora a disposizione. Quando è sparito, chiedo a qualsiasi amico di aiutarci a salvare Coleus. Questa roccia mi è familiare. Hai viaggiato fin qui, mia sedimentaria amica? Perché la tua struttura e il tuo colore unico sono identici a quelli di una roccia che conosco? Non è lo stesso frammento di roccia della caverna che abbiamo trovato in fondo al lago prosciugato al polo nord? Abbiamo in programma di riesaminare la caverna a fondo lago a nord. Forse la nostra amica roccia ci accoglierà laggiù. Sì. Un aggiornamento. Io e Melorai siamo tornati alla caverna a fondo lago per osservare meglio questa roccia. A volte c'è, a volte no. Ciò significa che questa roccia migra come la luna quantica. Davvero curioso. Sì, eccoci. Perché è diverso il pezzo? Non è diverso, è semplicemente più grande. Perché è più grande? No, cioè è stato tu lo vedi più grande perché ti si è... Aspetta, cerco di... Perché ti si è rivolto verso di qua. Perché se okay, tu... Se sì, ti, è vero. Se ti parte da qui, vedi, ti sembra più grande. È vero. Quindi noi comunque non siamo alla caverna. Non siamo a meno che la caverna di fondo lago non si... Il polo nord. Oddio, questo cazzo di fatto potrei non ricordarmelo io. Cioè, scusami. Il polo è una caverna nel fondo di un lago. No, però forse questo non è il polo nord, forse è quello. Potrei sbagliarmi per questo. Siamo dei rincoglioniti. Non mi ricordo il blu e il rosso. Vabbè, sì, non me lo ricordo. Ragazzi, capiteci. Li uccidiamo bastardi. Nel senso YouTube no, ovviamente. No, ma non li uccidiamo bastardi. I pesci di Roboscuro li uccidiamo. Certo. Sì, ovviamente era una minaccia ai pesci di Roboscuro. Pesci grandi, no? Esatto. E comunque no scuole. Alla violenza ittica reale nel mondo reale. Esatto. Non si malmena Cristo. Si danno le carezze. Sto dicendo questo. Oppure c'era una virgola, cioè non si malmena Cristo. Virgola, per capire quanta rabbia ho nel mandare questo messaggio sensibile. Ragazzi, ovviamente. Voi non sapete quanto mi mancava Davide. Io, ma poi vedete, comunque tra uno scherzo e l'altro non ci vedevamo da... Un mese. Sì. Però posso dire, abbiamo preso un bel via col vedersi. Cioè, noi ci vediamo comunque. A proposito, mi sa che a sto punto tu non ci vieni ad ancora. Non credo, non riuscirò. Perché non c'è più. Non devi provare. Ah, vabbè, però questa è giusta, è una lezione. Siamo più organizzati. No, ma sai, è una buona lezione perché tu devi imparare che non si promettono le cose a te. A meno che tu non ne sei veramente sicuro al 100%. Perbetta. Ma non si offende, ovviamente. Però mi dispiace un po'. Però. Questa è la lezione. La prossima volta che prometti, sappi che non lo devi fare. No, ma perché io volevo veramente venire. Non abbiamo veramente più. Ma per quanto mi riguarda, tu puoi anche organizzare domani, però non so per il tuo lavoro. Posso dirti, non mi ricordo neanche più quando cazzo Pasqua. Manco io. Ma io infatti ho detto Martina. Ah no, ma è vero, io sono a casa a Pasqua. Però penso che sarò con la No, comunque guarda, qui siamo praticamente al polo nord, non c'è un lago, non è fondo. No, ragazzi. Quindi è esattamente quello. Il lago del nord in culo, ma non c'è. Allora, io forse in effetti questa cosa l'avevo comunque scoperta
un po' a caso. Quindi quella. No, no, devi proprio andare qui perché tanto è il polo nord. Ragazzi, invece grande, bro. Oh, bro, ferma alto, ok. Non vedo il fondo. Bene. Perfetto. È successo qualcosa? No. No, niente. Mi piace che... Ah, questa qui comunque, ragazzi, è la caverna di fondo lago. Io beh, non ragazzi, ho... non c'è altro. No, no. Dobbiamo guardare anche su, a sto punto, basta. Avvocato. Avvocato asse. Avvocato asse, poi. Urso balosso. Madonna, zii, ma che cacchio mi hai ritirato fuori? Sì, sì, lo sapevo. No, sì, se si può passare da qua. No, 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 non si può passare da qua. Era okay. Tipo mi sono arrampicato per avere una visione più alta, come i pirati sulle navi. Ovvio, no? Madonna, intricato. Madonna, intricato, che cos'è? Cioè, nel senso, era un... Madonna, virgola, è intricato? Madonna o è intricato. È... Ah, no, no, chiama. Madonna è femmina. Vorrei dire Madonna intricata. Certo. Ho dovuto specificare solo per dirlo. Sì, sì, pezzo di merda. Sì, l'hai detto solo per... Non volevi dirlo, ma poi hai detto, sai che c'è questo punto? No, ragazzi, punto... mi sto innervosendo. Dove... Dio... Ma vabbè, no. Perché poi è palese che è colpa nostra. Altro perché io mi ostino a non volertelo far scoprire in maniera randomica. Però raga, però forse non è io così. Credo che scusami, allora basta, mi arrendo un attimo, fammi fare una cosa, dammi un attimo, tu intanto esplora, ma io posso anche perché effettivamente il mobile può... sarebbe troppo tardi per fare quello che voglio fare, rientrare, no, andare da quel cazzo di da quella roba di da quel pezzo di luna quantica. Oh vabbè, mi sto sbagliando. No, non è troppo tardi. E provare a entrare comunque. Vabbè. Perché io sento di poter entrare con quel pezzo lì. No ragazzi, stop. Adesso mi stendo. Non capivo che cazzo fosse sto rumore, era la... No, no, è il mio coso perché gli ho dato prestazioni elevate in modo tale che... Adesso ragazzi sto per bestemmiare. Perché potrei salire con le scale, ma continuo. Cioè, lo capite che sono una sega? Ok, ora dove era il pezzo di merda? No. Ehi. Così, tanto per. Dov'era il... Oh, ti devi dare coglioni. Non lo so, dove più avanti. Voglio ritrovare. Giù. Giù? Giù. No. Ah, ho capito dove sto andando a cercare. È di qua. Di qua mi sa. No, non è vero, sulle scale. Scusami. Guarda, tra fondo. Ah ragazzi, non lo so, devo capire. Io così non ti vedo più, così ti vedo. Ah no, dai, ci deve essere qua il punto, ok? Non è qui, e sarebbe nella caverna di fondo lago, però lo puoi scoprire anche da qua. Cioè in realtà lo puoi scoprire. È soltanto che così qui lo scopri a caso, tra virgolette. No, e non lo so, ragazzi. Qui a caso, sì, no, lo ammetto da subito. Allora, forse però ho capito. Forse ho capito. Ok. Non riesco a immaginare. Aspetta. No. Aspetta. Via. È come si... Ok. Io gli attacco una sonda. Bro. Una sonda, mi giro. No. Allora è in un altro posto, in effetti. Ah, è un altro posto, sì! Vabbè, non è che ci ho risolto molto. Voglio vedere una cosa, bro. No! Dov'è? Ma è qui! È ricomparso, mi sa. Ce l'hai dietro. O forse no. Che paura. No, bro, mi sa che l'ho buggato, eh. No, bro, mi sa che l'ho buggato. No, non l'hai buggato. Ah, no, ok. E qui, vedi, è tornato. Aspetta, fammi. Ma dov'è? Dov'è? Quando io mi giro lui non c'è.
Ok, no, il book era quello. Questa è una frase che comunque non va bene. No, zio, ma dov'è? È nella caverna di fondo lago qui. Qui è nella caverna di fondo lago. Aspetta. Dovevamo aspettare un attimo la sabbia, mi sa, sai, in realtà ci cagavamo addosso per la sabbia, ma in realtà la sabbia mi sa che era mezza la soluzione. Immaginavo. Aspetta. Assurdo, ragazzi. E se ok, io... se ti fermi l'ho no, capito. No, ho capito, zi. Mi sa. Scusami, bro. Dovevo entrare qua, mettere la sonda qui, fotografare mentre è dentro ed entrare nella grotta. No. No? No. Ok, so niente. No. Madonna. Però fatemi dire che è figo che... Allora, se ora vado comunque in c'era modo. Una strada che non avevo visto. Ok, punto e basta. Okay. Allora, non è difficile però. È difficile, sì. Ragazzi, la cerco io, ok? Però si può aspettare un po'. La sabbia, cioè non è che appena arriva la sabbia è morta. Si può aspettare un po'. Non ho capito cosa. Si può aspettare un po', loro stanno da un'ora. Sì, sì, loro hanno aspettato abbastanza, mi sembra. Minchia, questa è tosta. Eh sì. Ma perché poi c'hai ansia per la sabbia, cioè è claustrofobico. Sì, sì. Però è fatto bene, cioè per me questo... Ecco, se volessimo parlare dell'unica piccola critica che hai fatto tu. Sì, quel villaggio che tu dicevi che era labirintico, quello tra virgolette è il labirintico sbagliato. Questo è il labirintico che dà senso. Sì, ma sì, no, ma infatti... io trovo che veramente per la regola per cui niente è perfetto... Anche questo gioco abbia i suoi flaws, che però sono da riscontrarsi solo in alcune zone che sono poco navigabili. E non sempre lo sono per mancanza degli sviluppatori. A volte lo sono perché devono esserlo. Secondo me nella zona famosa in cui lo dissi, lì era, secondo me, era un difetto. Cioè, era... Sì, quella parte un po' particolare. Cioè, tutto si assomiglia solo quel villaggio. Solo quel villaggio, perché tutto si assomiglia. Dopo, quando tu torni dal loop, tu non ricordi esattamente quale piano hai visitato, quale no, perché tutto si assomiglia. Questa mi è andata bene e ammetto che questa volta però non era volontario. Cioè, dovevo morire. Sì, sì. Vabbè, meglio così proprio. Cioè, meglio così possiamo dirlo. Allora, ok. Sinistra. Sinistra. Ma guarda, bro. Posso dire che ce n'era un'altra. Ma vaffanculo. Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Ce n'era un'altra. Oddio, anche questo è un po' la mia. No, però questo non è labirintico perché ai tempi l'avevo scoperto da solo, quindi vaffanbagno. Sono soltanto stronzo io in questo preciso istante. Ci stiamo passando a stronzaggine. No, non è, io non lo trovo, è più che normale, ma che non lo trovi Davide è strano. In effetti, cioè, veramente, anch'io mi sto stupendo, cazzarola. No, ragazzi, era bestia. Ah, questo è... Scusate, veramente, io di solito non le faccio mai neanche queste cose, ma... Veramente per un attimo. No, no, meglio, cioè non si. Se non si riesce ad andare avanti. Tu dici. Ti ci dobbiamo intossicare. Infatti. Oh, non capisco. Aspetta. Che palle che devo ripartire. A lui sono larghe le rocce. Fa ridere, sarebbe bellissimo il commento. Che mentre guardi il gameplay dici. Non capisco, a lui sono larghe le rocce. A me no, a me non lo direi mai. Però metti in pausa. Mio fratello. Che cazzo. E se no qua non ci stiamo più capendo. Allora, lui arriva. E fin qua ci siamo. Quanti? Dentro la caverna ci siamo. E arriva nella caverna. Non 20, cazzo vuole. Ti saluto Martina. Ciao Marti. Non mi sono presentato bene forse oggi. Non mi sono presentato bene. Hai capito?
No. Ma come no? Ok, siamo qui. Fermo! È assurdo. È assurdo da questa parte, ragazzi. Perdonatemi, ma poi veramente io di solito non cerco così. Però. No, però sì, cioè. Non cioè, è un po', mi rompo anche i coglioni da solo. Sì, sì, sì. Figa, bro, però. Sei abbastanza confuso anche tu, eh. Bastardo? Ma fin qui io ci sono! Poi a lui sono larghe le rocce. A lui sono larghe le rocce. Era qua. Non lo vedo. Guarda, perché noi facevamo così e si... Ma si mimetizzava, era literally... No, no, Dave, no. Aspetta. Aspetta. No, 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 qui! Ci siamo! No, non è che prima abbiamo qui, azzicati! Questo. Ci siamo! Oh, madre fa le torte. Cioè, bro, era veramente troppo. Scusa, cioè... Dai, un po' troppo. Vaffanculo. Ok, mo dove cazzo devo andare? Ti sei sparato, ma... No 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 bro, che cazzo fai? Ma bro, ma non sto capendo sta mossa di marketing, non l'hai compresa? Che strano. Di solito si capiscono le mosse. Ma perché sono stato proiettato nel cielo? Cosa vuoi fare? Dillo a papà. Dai, sei stronzo? Ah oddio, dirmi che dobbiamo arrivare qua prima che inizi a cadere la sala. No 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 no. No, ma secondo me no, stavo facendo giusto. Guarda, bastardo, che mi fai fare. Ti odio, eh. Non mi far sbagliare. Io. Tu che non conosci. Io non so dove cazzo devo andare. No, stavo andando, mi sa, right. È giusto, ma è che dentro la sabbia devi buttarti. Mi pare, eh. Io mi faccio più l'aria allora. Comunque è un momento storico, ragazzi, in cui la sera puoi tenere aperte le finestre, cioè almeno in questa sola giornata, puoi tenere aperta una finestra e non... No, no, infatti non sto non morire. Giusto. Stavo facendo giusto. Mi ricordavo bene. Ragazzi, la sabbia è un... Ma che bellezza è la sabbia? Ragazzi, è bellissimo. Se vuoi iniziare a giocare tu, fallo, eh. Sì. Vadi. Come si chiama? Sì. RB lo lanci. Cioè RB tieni premuto, lo ritiri, lo rilanci. Così ti vedi un po' di più. Madonna che bello. Vai, vai. Ma fa un culo, che paura. Vai. Che bello, ragazzi. Allora, pregando che Gesù Cristo che sia la strada giusta. Ora devo preghiamo forza prendermi Dio. Ah, contro. Sì, basta, era l'unica, però. Era l'unica. Cioè, non ho capito. Allora, fermi. Allora, arrivo da qui. Questa è sbarrata. No, zio, è quantica. No, zio. Vai di qua. Aspetta. Oh, oh. No. Ma zio, è quantico tutto. Vabbè, però non è. Ah, sti bastardi. Vai, 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 vai. No, farlo scomparire. Oh, mamma sto gatto. No, però su fotografi è finita. Togli tutto. Togli sti stati. No. Vai. No, no, togli fotografi. Beh. Come no? Vabbè, tu passa, cioè nel senso puoi tranquillamente passare. Sì, beh, hai ragione. Eh no, perché vedi, per esempio adesso devi togliere l'istantanea, devi farla scomparire sto pezzo. Vai. Ah raga, quanto è bello. Bello. Vai, proviamo. Vai. No ragazzi, dà una certa soddisfazione comunque. No ragazzi, ma perché tu... Perché è tutto quanto? È infuso di materia quantica, a quanto pare. Sì, è come se fosse stato sotto alle radiazioni della luna. Zampa. Oh, a parte che c'è l'ossigeno. Siamo arrivati. Infatti ricaricati bello, abbiamo l'ossigeno. Siamo arrivati. Sappi che siamo arrivati. Adesso però dobbiamo. Eccoci amica, eh. Dobbiamo muoverci. Adesso un po'. Ti metto, faccio la foto intanto. Dobbiamo muoverci? Un pochino. Allora facciamo. Se sei venuto a cercare Colius, eravamo proprio qui.
quando è sparito. Mancava 2 giorni ormai. Cosa è accaduto prima che Coleus sparisse? Stavamo esaminando le varie rocce. Ricordo che Coleus era in piedi su quella più grande, la roccia errante. Stavo prendendo appunti quando all'improvviso la mia lanterna si è spenta. Quando finalmente l'ho riaccesa, Coleus e la roccia erano spariti. Il tuo strano amico errante fatto di roccia è qui, mentre Coleus no. Coleus e io abbiamo verificato la presenza di questo frammento roccioso dall'aspetto insolito, in numerose rocce più piccole in almeno altre 2 caverne. Ma non so se questa informazione sia rilevante. No, voglio rileggerla. Coleus e io abbiamo verificato la presenza di questo frammento roccioso dall'aspetto insolito di numerose rocce più piccole in almeno altre 2 caverne, ma non so se questa informazione... Loro la stanno ancora prendendo come 2 rocce diverse. Ok, ora, capito. Consiglio. Sì. Cosa... Quindi, dobbiamo ragionare relativamente in fretta, però voglio farti cercare. Allora, quella luce va spenta. Okay. Mentre io sono sulla roccia. No, prima spegni. A parte che devo... Prima dobbiamo spegnere. Tu dici che non devo prima far riapparire la roccia? Sì, sì, no, è uguale. Così? No, vabbè, ok, sì. Vabbè, è vero che c'avevo comunque la torcia. Stacca la fotografia. A parte che guarda lì. Vado. L'hai visto? Coleus. No. No, il nome è in piedi. Togliti dalla roccia. Togliti dalla roccia prima. No! Ma ragazzi, ma che anni. Sta arrivando la sabbia, quindi tra un po'. No, compa, che paura. Cosa sta succedendo? Cosa ti ha detto prima? Ricordati, cos'è successo a Coleus? Lui era in piedi sulla roccia grande quando per sbaglio la torcia si è spenta. E poi la luce si è riaccesa. Io non sono più. Spegni e riaccendi la torcia. Spengo e accendo. E sei nell'altra caverna. Guarda bene, spegni. No. Ma scendo ora? Io ti direi prima di scendere in un posto dove sei sicuro che puoi riuscire. Beh, qui ops. Per esempio la sabbia ancora non è arrivata, quindi... Ops, vabbè. Una delle cose più inquietanti comunque, veramente, che scopri piano piano, qui sei nella caverna di prima, sono i cadaveri che si muovono. Quella, no, sì, quella fa proprio paura. È vero, quella fa proprio paura. È una delle cose più inquietanti. Vabbè, io ho finito qui. Sì. Ora, sai anche la terza regola. Quindi, con la luce spenta, se tu sei sopra un oggetto quantico e si spegne la luce... Che culo. Gli oggetti quantici si spostano con la luce spenta. Con me sopra. E tu puoi spostarti insieme a lui. Ora, c'è un solo fatto. Io non ricordo altre rocce su cui possa salire. No, questa è proprio la roccia che... No, però ti fa capire come... Ti fa capire una cosa. Quando poi sarà. Vai a vedere il diario di bordo. Fidati, ora è proprio il momento di leggere il diario. Che culo, ragazzi, che storia. Più nelle manovre. Ah, fa un culo. Ah, in teoria, vabbè, non avevi ancora letto tutta la caverna di fondo lago. Allora, no, X. I nomai si accorsero di una strana roccia errante che compariva contemporaneamente in diverse caverne sull'emisfero settentrionale di Gemello Braci. Ho trovato uno strano frammento di roccia che sembra muoversi quando non lo guardo. Il frammento emette un segnale sulla frequenza delle oscillazioni quantiche. C'è altro da esplorare? In realtà mi sa che non ti ha rilevato che hai scoperto il fatto che con la luce scompari. E come faccio a... Vabbè, dopo semmai lo rifacciamo e lo scopri. A farglielo rilevare? Sì, sì. Non lo so, adesso vediamo. Aspetta un attimo. Sì. Beh, ragazzi, tanto adesso ci sarà il loop. Non è passato così tanto tempo, sappilo. Dici? Però ti consiglio di poter fermare. Clicca un attimo start. Io sono Kevin Bici. Non mi faceva ridere sta storia. Vabbè, dai, tanto... No, bro, sì.
Allora, ti dico questo. E mi dici. Ti dico questo. Sono bello. Hai tutto quello che ti serve per andare sulla luna quantica, se tu volessi. Non ci andare adesso perché la luna quantica è un passé. No, puoi scegliere, puoi completare gemello braci e puoi andare sulla luna quantica. Quanto mi manca di gemello braci? Fammi capire. Dovrebbe mancarti molto poco. Ok. Facciamo un po', vado, faccio fare un po' di completismo. Faccio completare un po' di cosine della mappa. Okay. Puoi scegliere. In realtà non c'è fretta. Sì. Però sappi che... Ecco, comunque, aumentiamo comunque un pochino la lore. Facciamo sempre momenti riassunto. Sì. Tu ora sai anche, quindi, tutte le tre regole. Sì. Si spostano. Quando atterri sulla luna quantica, atterri sempre a sud. Se fotografi un oggetto quantico, quello resta dove deve rimanere. Se spengo la luce, mi muovo con esso. Sì. È una figata. Eh sì. È una figata. Alcuni oggetti sembrano anche in qualche modo essere infusi in questa sostanza quantica. Sì, questa è una cosa incredibile. Che devo dire... Questo è un gesto incredibile. Sì, devo dire che questa cosa, ammetto, non è essere... estremamente spiegata. Vabbè, però ma non c'è bisogno che tutto sia spiegato. Non è benissimo. Un problema, perché vuol dire, probabilmente vuol dire che non hanno fatto semplicemente restare a contatto con quella cosa tanto tempo, ti infonde qualcosa. Ti infonde qualcosa, sì. Ora si parla di chissà quanti migliaia di anni. Esatto, esatto, cioè. Quindi, sono 200.000 anni che stanno vicino. Ma guarda a che roba quantica. Ma la scia sembra, anche la scia sembra congelata, ragazzi, è incredibile. Guarda te, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi l'ansia di stare su un asteroide. Ah, questo forse l'avevi già. Dai, ragazzi, su, facciamo seri. Questa è una delle cose più fighe della storia dei videogiochi. Ok, non era questo che non avevi trovato, allora. C'era qui da qualche parte. Cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto che paura che fa? Questa in realtà veramente è piccolo l'intruso, ma fa una suggestione. Cioè, esatto, poi guarda, sì. C'è sbuchi e c'hai il sole davanti. Cioè, sì, ma di che cazzo stiamo parlando? Poi sei comunque in questa sorta di totale assenza di gravità. Cioè, c'hai zero. Qui gravità è zero. Sì, sì. Cioè, se salti. Adesso, infatti, è un po' rischioso. Ok. 0.4. Aspetta un attimo che voglio fare un attimo una cosa. La scia è una delle cose più belle di tutte. La scia è bellissima, sì. Ai ai. Sai che volevi fare? No, volevo... In realtà non so perché... Ma c'è qualcosa che manca nel... Aspetta però, la nave congelata. Aspetta un secondo. Questo capito perché ti... Cioè, mamma mia. Cioè, non ho veramente parole. No, vabbè, ragazzi, guardate l'effetto ottimo che fa. C'è un modo di descrivere tutto questo. Ti fa paura, ti fa paura, appunto, basta. Cioè, perché cioè, è più grande di te. Cioè, io... No, e non... Vi giuro, è come il VR, quando si dice che non, finché non lo provi... Non sai spiegare che effetto ti dà. Sì. Outer Wilds è azzardo, ok, dico una cosa. È un piccolo VR. È il VR del videogioco. Outer Wilds è sicuramente, cioè sicuramente no, soggettivamente è il videogioco che si è spinto più in là nella storia del videogioco. Nel? È impossibile spiegarlo. Perché forse ho capito quello che vuoi dire. Nel senso che non si è mai vista questa... Perché se parli di osare, paradossalmente io ti potrei dire che l'ha fatto magari anche più Death Stranding, magari. Ho capito cosa intendi. Per dire, capito. Ho capito cosa intendi.
ed è una giusta osservazione. Però ho capito forse quello che tu vuoi dire, quindi... Sì, cioè ragazzi, è una cosa che capite giocandoci, che cosa intendo. Non è un videogioco, ed è quasi non è un videogioco. Cioè dire videogioco è mettere Outer Wilds in una cornice che gli sta stretta. Ma non perché Outer Wilds è un capolavoro, appunto. Però non è per questo. Non è per no, non è il voler dire. Non è per fare l'intellettuale, forse esatto, quello. Esatto, esatto. Non è per fare l'intellettuale. Non è un discorso intellettualoide per dire. Cioè, è tutto incredibilmente più figo e su. Mi piace una gravità fortissima, è impossibile raggiungerlo decentemente. Devo troppo avvicinare. A parte che è praticamente finito il loop. È praticamente finito il loop. Voglio fare una cosa veloce, ma in realtà vabbè, è una cosa che avresti fatto dopo a sto punto, però. Ma è troppo in una situazione. Veramente è troppo scomoda questa situazione. No, più che altro perché c'è il sole che ovviamente, essendo più grande, esercita una gravità maggiore. Madonna raga, bellissimo. Cioè vi assicuro, vi sentite piccoli. Piccoli vi sentite in confronto a tutto. Poi siamo relativamente grandi in realtà in confronto al tutto. Ma in realtà se la cosa bella di Outer Wilds, sì, cioè tu in realtà sei in un sistema solare molto piccolo, sì, in realtà, cioè... Però il bello è che sono riusciti a racchiuderti lo spazio in un punto molto piccolo. Cioè appunto quello che anche dicevo, se ti ricordi, e questo l'avevi visto nella parte di recensione. Cioè non è... Sì, ce la dovrei fare adesso. Cioè guarda, non è... Forse non ce la fai. Madonna. Vabbè, cosa stiamo parlando? Non è... Però moriamo. Ok. Non è... lo spazio di Outer Wilds, di Madonna, il punto più vicino al sole, che il pianeta, che un pianeta possa fare col sole. Sì, forse. Sì. Arrivi proprio tu qui, la supernova sul gemello Braci è un altro modo di vedere la supernova. Okay, ragazzi, ce l'hai qua. Ce l'hai in la puoi toccare. Ah, no, non lo possiamo più fare. Tutto bene. Sai che c'è? Ti porto in posto, va. Ti faccio un po' godere. No, è andata così. Mezzo millimetro. Ti faccio signore. Un po' godere. Madonna, guardala ragazzi. Questo è uno dei punti più belli. Lo vedrò su. Ma che cazzo? Con lui che suona. Questo è il suono. Cioè ragazzi, capite che cosa intendo quando... Ma voi pensavate mai nella vostra vita di poter sentire... Ti segui il sole così, longitudinalmente. Un tamburo mentre una supernova vi passa... Tanto dovrebbe mancare veramente poco. A un chilometro. Ecco, infatti. Guarda, sappi che... No, girati verso di là, proprio dove stavo prima, perché tanto per quando esplode lì. Tanto già okay. Lo so, perché avevo utilizzato questa inquadratura anche nel video. Ok. Allora... Anzi, forse è da così, però vabbè, insomma, la vedrai. Sì, dai, la cerco. Comunque. Stavo dicendo? Stavo parlando di quanto osi questo gioco. Sì, no, però stavo proprio per dire un concetto. Non lo ricordo, ragazzi. No, però sì, è qualcosa di... No, sto dicendo una cosa che ho detto nella recensione, che hai visto, che hai sentito anche tu. Cioè non è lo spazio di un No Man's Sky, che paradossalmente quello è solo uno spazio nel senso di bravo, senso, quello è soltanto uno spazio nel senso di grosso, è lo spazio grande, ma non è lo spazio terrificante. Vero. Cioè non è lo spazio reale, quello che ti vuole sempre uccidere, non so come dire. Sì, non sempre uccidere nel senso cattivo, ma sempre uccidere nel senso che sei solo. Vai dietro. Dietro così vedi anche il robottino e te la godi un po'. Non nel senso girati e vai tipo là. Ah, vuoi già da qui, ok. Esatto, dovresti riuscirci.
Eccola. Madonna. La sabbia. Cioè, vedi. Vedi proprio. Il bello è che io sto cercando di andarci contro e oppone resistenza, ma ti attrae. È incredibile, è incredibile. Se fai vedere che se restavi con il robottino c'era comunque sempre un po' il rosso del fuoco con lui che certo, suonava. Figo. Una cosa fuori di testa. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi finire gemello bracci? Voglio finire gemello bracci, dai, perché voglio andarci. Allora tu hai due cose da sereno. Fare. Sereno. Hai due cose da fare. Andare al cannone gravitazionale. Andiamo subito. E attivarlo e vedere quello che succede. E la navicella di salvataggio 3 ancora okay. Non l'hai vista. È vero, è vero. Dovrebbero essere le ultime due cose da fare su gemello bracci. Boom. Beh, facciamolo. Poi se c'è altro lo scopriremo. Sì. Io più di questo non mi ricordo su gemello bracci. No, benissimo. Poi questa, poi facciamo che magari adesso finora abbiamo dato tipo dei titoli idioti, magari questo proprio lo chiamiamo tipo Outer Wilds finale gemello bracci. Luna, sì. Coso finale, ci sta. Capito? Ok, guys. No, però ragazzi, io veramente lo continuo a dire di farsi un favore e giocare questo gioco. Perché quello che la... Ah, lui? Sì. Vai, quello che ti provoca. Non c'è nient'altro da dire, quello che ti provoca. Sì, sì, è quella la vera e la curiosità, cioè, anche paradossalmente. Cioè, chi sta vedendo questo gameplay o è gente che ci ha già giocato o è gente che non gli interessa. Sì, esatto. Però gioca. Occhio. Ah, no, però fatelo. Cioè, secondo me, non dico che anche se non, anche se sai già la storia è bello da giocare, rallenta tantissimo. Però io sì. Ce l'hai. Hai rotto. Bella. Ce l'hai. Ah, da qui vai, va bene. Vai verso il blu. Verso il blu. Sono verso il blu. Sì. Un vedo. Così sei verso il blu. Vai. Non c'è un sasso che ti blocca la strada tra te e il finale di Outer Wilds. Vedi, non riesco ad andare avanti mai. Ti immagini, bro, dobbiamo ricominciare il gioco. Madonna, il gioco no, addirittura. Tutto. Il bello è che volendo uno potrebbe ricominciarlo ma riprenderlo da dove l'ha lasciato. Ah, sì. Ah, questo. No, non devo farci nulla qui. No, abbiamo sbagliato. Mi hai detto vai là. Vai là, ho sbagliato. Vabbè, però c'hai la navicella di salvataggio. Dai, andiamo vabbè, prima. Vabbè, vado dai, il cannone. Vabbè, andiamo prima qua a sto punto, tanto ci devi andare. Qui? Sì. Ti ricordi che si sono sicuro che io non l'ho vista questa? Mi sa di no. O forse sì. L'hai vista? Però aspetta, no, perché sono uguali, quindi potrebbe essere un'altra. Abbiamo bisogno di un rapporto dello stato. Se iniziamo dal principio, state tutti bene? I passeggeri della nostra capsula di salvataggio sono spaventati ma fisicamente incolumi. A nona siamo tutti sopravvissuti alla caduta. Questo se non altro è un bene. Hai la mia gratitudine, Burr. Sei riuscito a individuare i segnali di emergenza delle altre capsule di salvataggio? Riesco a sentire entrambi i segnali provenire da qualche parte di questo sistema solare. Stellare, vabbè. Ma non credo che le altre capsule di salvataggio siano atterrate sul nostro stesso pianeta. Sai che credo che questa qui l'hai già vista? L'ho già vista. Io sono sicuro. Sono abbastanza convinto. No, l'ho già vista. Dai, andiamo alla nave. Aspetta. Vai. Facciamo una cosa. Scusatemi. Lights. Allora ti mancava veramente un cazzo per questa cosa. Assurdo, ho fatto un canestro famoso. Vado a prendere l'acqua frizzante. Vai, bro. Io ti gestisco qua. Sono il tuo. Sono tornato. Ho preso. Ma no, questa bro non te l'eri preparata. Non perché preparata. Se te l'eri preparata sei un genio. No, non me l'ero preparata, okay. Non sapevo di averla qui. Sì, ok, non l'avevi vista. Allora ti manca una sola cosa. Ok. Chissà. Perché tanto mi apri il primo cassetto e mi prendi la ragazzina. Ma perché ce l'hai nel cassetto? Perché nel culo non ci stava. Dicevo, ci siamo puliti. Ah sì, vedo. Che c'è il cassetto nel culo non ci sta. Sono fiero di che cinema. Sì, esatto, di dove siamo arrivati. Della strada che abbiamo fatto. Che bello, ragazzi, anche il vetro rotto.
sembra una cazzata, sembra che adesso stiamo facendo, andando tutto, però ma guarda che questo è uno di quei pochi giochi in cui comunque anche se uno lo facesse non avrebbe torto, posso dire questa cosa, perché oggettivamente anche l'effetto del vetro rotto riflette in un modo più credibile di qualsiasi altro vetro rotto. Gemello Braci, cioè veramente forse dopo questo allora non hai così tanto da fare. La città ombra, cosa che... Ok. La navetta al momento sta riposando sulla cometa. Ok, lo sappiamo, riposando. Richiama la navetta, si è attivare il cannone gravitazionale. Richiamiamola perché è congelata, ma... Bravo. Come funziona? Ah, l'abbiamo... portata congelata. Madonna, ragazzi. Viene richiamata, tra l'altro, una tecnologia della Madonna. Ma tutano meglio. No, ma erano bellissimi. Ma erano bellissimi. Temo che la nostra situazione sia disperata. Io e Pai e Poke siamo atterrati su questa cometa poco dopo che giungesse in questo sistema solare. L'equipaggiamento della nostra navetta aveva captato delle strane letture energetiche provenire da qualche parte sotto la superficie. Pai e Poke sono riusciti a localizzare una fessura nel ghiaccio sul lato della cometa rivolto al sole e sono quindi discesi all'interno per indagare sulla fonte del segnale. Però Pai e mia sorella sono fuori da molto tempo. Da quando sono scesi sotto la superficie non hanno stabilito un contatto. Dovrei forse uscire dalla navetta e andare a cercare. Eva, hai capito? La navetta di Clary è incastrata nella cometa perché è andata a cercare Pai e Poke. Forse dovrei uscire dalla navetta e andarla a cercare. Voglio attenermi al protocollo, ma non so cosa fare se i loro segni vitali fossero deboli. Un'altra. Poke, Pai, tornate da me sane e salve, amiche mie. Se ti ricordi sono anche quelli che poi, se non sbaglio, erano entrati poi nella cometa e hanno scoperto la materia ectoplasmatica. Non uscire ancora che c'è un'altra cosa, se non sbaglio. Bellissima. Non questa. Giro. Guardate che strutture, ragazzi. Sì, no, ma sono poi le strutture nomei. Oh, ragazzi, è affascinante da morire questa roba. Beh, questa? Questa, se ti ricordi, era... Cioè, tu in teoria... Allora, molto semplice, in realtà non serve a molto. Puoi partire con la nave. Vabbè. Però non vai da nessuna parte. No, allora non me ne frega una sega. Cioè, non è un qualcosa che serve per arrivare. Come si esce? Da qui, da qui. Cadi. E poi c'era un'altra funzione. È che era lanciarla. Ok, quindi comunque non serve una sega. No, no, non serve. Posto fatto. Okay. Vai sulla nave e vediamo se hai tutto a questo punto. Sulla nave... Che cazzo era la nave? Lassù. E una volta piano piano. Vabbè, ragazzi. No, tranquillo. Tranquillo. Non so, sembrava. No, niente. Cosa sembra? No, ho capito quello che forse volevi dire. Stai tranquillo. Stai tranquillo. E vai. No, ragazzi, voi veramente non avete idea di quanto ci divertiamo ogni volta. Go up there. Helicopter. Tu dici una cosa profonda, io zero proprio. Go up there. Go up there. Guarda il diario di cazzo lì. Aspetta, dove cazzo vai? Adesso non so se tu con le cuffie hai sentito lo sgranare. No, no, io non ho sentito. Invece le mie cuffie mi hanno fatto sgranare. Che bello, era altissimo rispetto a tutto il volume. Io facevo i trick con la nave girando tra i 60. Allora, se andiamo un attimo sulla nave di bordo, vediamo. Perché dovremmo aver fatto tutto per ora. Sì, questo è fatto. A posto. Allora, ma hai anche completato tutta la trama dell'intruso. Boom. Lì e lì. Allora, ho trovato... No, allora, da capo. Ho trovato una navetta
dei nomai quasi completamente ricoperta di ghiaccio. Vado i nomai si stanno, vado in the bathroom. Vai. I nomai sono atterrati sull'intruso poco dopo la sua comparsa nel nostro sistema solare. L'equipaggiamento della navetta aveva captato delle strane letture energetiche provenienti da qualche parte sotto la superficie. C'erano tre nomai a bordo della navetta, uno di loro rimase indietro per evitare il congelamento dei sistemi. Della navetta! Sì. Stamattina ho lavorato, sono morto. Mentre gli altri due andarono a esplorare l'intruso. Clary, la nomai che era rimasta indietro, perse il contatto con gli altri due quando questi si avventurarono nelle profondità dell'intruso. No. Ho fatto rientrare la navetta nomai dall'intruso. No. Vabbè, zia.